Siamo con Nico Scardigli, quest'oggi sulla panchina della Castel Fiorentino. Io penso, almeno credo di aver indovinato che il vostro obiettivo oggi era di non perdere, ritornate a casa con un punto, quindi siete, direi, moderatamente contenti. Sicuramente sapevamo di venire a affrontare una squadra che oltre a venire da una sconfitta è da un momento un attimino particolare, una squadra con valori tecnici, soprattutto nel reparto offensivo, di centrocampo offensivo, insomma, una squadra che ha dei valori, al di là che magari possa far fatica a concretizzare con continuità quello che produce, però ha valori individuali. Noi venivamo da una sconfitta con un passivo pesante, quindi c'era ancora un attimino lo strascico di questa brutta partita che abbiamo fatto col Tuttopollo, e rimettere tutto insieme una squadra giovane fondamentalmente come la nostra non era semplice. Quindi sicuramente siamo stati un pochino anche contratti, non siamo stati neanche piacevoli, magari da vedere. Abbiamo cercato di andare sul concreto e per portare a casa, muovere la classifica, portare a casa un punto che ci ridasse anche la possibilità di pensare un attimino più positivo, attaccarsi a una prestazione completamente diversa rispetto a quella che avevamo fatto a Tuttopollio, appunto. È una Castelfiorentino che naviga nelle posizioni bassissime, reduce un paio d'anni fa, se non sbaglio, da una fusione che doveva dare magari nuova linfa. Questa stagione, insomma, non sta dando grosse soddisfazioni. Ma la fusione all'atto pratico si è verificata in questa annata qui. L'anno scorso è partito un po' questo progetto di questa nuova società che si è concretizzato quest'anno con un grande investimento sull'impiantistica, perché ci sono stati fatti due campi in sintetico a Castel Fiorentino e a Cambiano, che è, diciamo, l'altro paese dove l'altra società dove, con cui è stata fatta questa fusione. Sì, la Quindi, Cambiano United. la Cambiano United, che si è fusa col Castel Fiorentino. Quindi la società, il primo intento della società è stato quello di riqualificare a livello impiantistico, di ridare nuova linfa a quello che è l'attività di base e il settore giovanile, e di fare una prima squadra chiaramente con un budget economico completamente diverso rispetto a quello che è stato negli ultimi anni. Quindi le sofferenze che stiamo attraversando le avevamo messe in conto in virtù anche del fatto che siamo un gruppo giovanissimo. E quindi devi far fronte a tanti tipi di problematiche che si portano dietro quando metti in campo una squadra con un 2-3, 2004, un 2005 e via via. Però io ho fiducia nei ragazzi perché è un gruppo che lavora con voglia, con caparbietà, è un gruppo che ci crede. Sicuramente possiamo migliorare qualcosa a livello di struttura di squadra, la società si sta adoperando per farlo. A noi ci rimane di lavorare sul campo, di andare a giocarci le partite da domenica con un attimino più di serenità se troviamo una continuità di risultati, e giocarsi l'obiettivo finale nostro, che è quello di mantenere categoria fino all'ultima giornata. Queste credo siano le nostre possibilità e quello per cui lavoriamo. Fratres Perignano, Cuoio Pelli, tutto cuoio, questo potrebbe essere l'ipotetico podio. Chi la spunterà alla fine, secondo lei? Ma sicuramente ha rammentato tre società che hanno come obiettivo finale di primeggiare questo campionato. Se non erro, oggi il Tuttopollio ha vinto a Penso di Santa sì. Croce e il Perignano ha perso con la Zenit Prato, mi sembra di aver Sì. capito. Io non dimenticherei il Camaiore, che secondo me è un'altra squadra che ha una struttura Credo importante. oggi abbia vinto in trasferta. Quindi secondo me, ti ripeto, è una squadra che ha una struttura importante per poter affrontare questo campionato nelle posizioni di vertice. Chi la spunta è difficile, sicuramente la spunta chi sbaglia meno passaggi scontati, cioè quelle partite dove fare 3 punti per queste società qui è determinante, e magari chi lì riesce a sbagliare meno, secondo me, poi sarà la squadra che vincerà questo campionato. Benissimo, grazie, in bocca al lupo. Ok, grazie.